Ragazzi, c'è la musica di Minecraft. Ma di cosa stiamo parlando? Ma come music off? Perché sento la musica? Questo nuovo video di The Clash. Non so se eravate in live, non so quanti giorni fa, ma avevo fatto una live sulle Skyblock. In quella live eravamo arrivati in tendenza per le live e vi era piaciuta davvero tanto, cioè quella live è arrivata a più di 30 mi piace e abbiamo fatto 20 iscritti. YouTube mi ha pure bloccato le live perché io canticchiavo soldi, ma quelli sono dettagli. Come potete vedere siamo con il nostro amatissimo green screen che ci aiuterà in questa avventura. Oggi raga inizieremo una Skyblock, più precisamente la Skyblock Plus, che ha già giocato su Uri ma che non ho seguito e quindi vorrei tanto vedere di cosa parla. Andiamo subito a vedere di cosa parla ragazzi. Giochi in survival, giochi in adventure mode nel monumento, beh me lo farebbe mettere te spero. Non aiutarti con dei bug, io so che bisogna sconfiggere il Wither, raga mi aiuterò con quel bug del Nether. Play in 1.13+. Perfetto ragazzi, io direi che è tutto chiaro, possiamo premere sto pulsante e andare a giocare. Ok ragazzi, intanto direi di vedere cosa c'è. Raga c'è un botto di roba nelle... Raga c'è la musica di Minecraft. Ma di cosa stiamo parlando? Ma come music off? Perché sento la musica? Si è buggato Minecraft. Prova a riavviare Minecraft perché raga io cioè con la musica non ci gioco. Non c'è la musica. Non c'è la musica. No raga non ho la musica. Ragazzi devo disabilitare i suoni. Perché in questa mappa a quanto pare c'è sempre la musica. Raga mi dispiace, non è un problema mio. Allora ragazzi direi di iniziare a fottermi la cesta. Innanzitutto tutte le robe che ci sono dentro. Dammi dei sapling, dammi dei sapling. Raga mi deve dare dei sfottuti sapling. Raga, davvero devo chiederlo nella creative? Raga, io non ho parole, il titolo di questo video ce l'ho già. Raga, che volete che vi dica? Prendiamoci un sapling. Io non volevo fare sta cosa. Abbiamo avuto la magica fortuna che non ci abbia dato nemmeno un sapling. Quindi, raga, io direi di fare il cobblestone generator, che è una delle prime cose che si fa in una skyblock. Ce l'ho fatta raga, troppo forte. Raga facciamoci un bel piccone e andiamo a rompere tutto quello che c'è da rompere. Le scatole alle mie prof. Magari mi facevo più furbo, perché tutta questa cosa la devo togliere. Vabbè raga sposteremo il cobblestone generator. Ragazzi io direi di farci per prima cosa una pala, dato che non abbiamo bisogno di tutte queste cose, di tutte quelle cose. Ok raga, un charcoal e ci possiamo fare. Ricordiamoci di tenerci un po' di stecchetti e io intanto direi di eliminare il cobblestone generator e di togliere tutta questa terra che ci circonda. Ok raga, ora dobbiamo soltanto aspettare che questa erbetta vada giù e poi tutto qua. Intanto direi già di allargarci, ma io preferirei allargarmi con la slab. Quindi rifacciamo il cobblestone generator. Direi di mettere questa qua. E di fare questi bellissimi cobblestone slab. E li volevo usare per mettere un blocco qua sotto. Così che io possa scavare in pace. Ok ragazzi. Vi invito subito raga a lasciare un bel mi piace per questa nuova serie. Dirmi nei commenti se volete continuarla. Io adesso finirò questo piccone e poi vediamo cosa fare. Penso comunque di andare per prima cosa al monumento. Raga comunque in tutto questo... Devo assolutamente mettere una chest con tutte le robe belle che ho trovato. Facciamo una cosa abbastanza intelligente. Ci allunghiamo di là, raga. Raga, allunghiamoci di qua e di qua faremo una gigantesca farm di alberi. Ragazzi, il cobblestone generator è bello, funzionante, pimpante, pronto per lavorare. Direi che ragazzi può ben bastare questi 14 in cui possiamo fare 27 slab. Andiamo a farlo a livello dei mob perché sennò non possiamo pozzare gli alberelli e diventa un po' strana la situazione. Okay, questa è la prima piattaforma per gli alberi, quindi direi di mettere un pezzo di terra qua e ce lo piazziamo e ci mettiamo già il primo alberello. Poi a distanza di 3 blocchi mettiamo il prossimo
E poi ragazzi continueremo così finché ne avremo voglia, si spera. Ragazzi, ho fatto il trucchetto quello di scollegare il mouse, infatti l'ho appena scollegato e il piccone sta scavando da solo. Nel mentre che scava io vi volevo dire che per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andremo a vedere di cosa si tratterà il monumento e andremo a completare delle quest, ma per adesso direi che è tutto. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, se così mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo! Presto.